l'inizio, non è l'inizio, è solo l'inizio, però avremo belle cose da vedere. Chiaramente la festa per noi è molto importante perché ci consente di stare insieme. Come ha detto Don Pimaldo, attraverso la sintesi di tutti noi insieme potremo raggiungere buoni risultati. È evidente che la crisi in questo momento attanaglia l'Italia, l'Europa, il mondo intero, ma in particolar modo a Matino si fa sentire. C'è tante persone, tante famiglie che hanno bisogno. È evidente che questa festa deve cercare di emanciparsi da questa logica del bisogno, deve cercare di mettere a fuoco tutta l'energia, tutta la vitalità che può essere catalizzata e canalizzata verso qualcosa di bello, verso qualcosa di futuro. Il Comitato ci ha insegnato che si può fare qualcosa e quindi noi auguriamo ai nostri cittadini di darsi da fare, noi li saremo a loro molto vicini e dobbiamo cercare di emanciparci da questa situazione. Permettetemi di ringraziare prima di tutto il Comitato Festa Organizzatore, tutti i ragazzi e i giovani del Comitato che si sono dati da fare tantissimo anche quest'anno, nonostante le difficoltà siano state immense. Ringraziamo Don Pimaldo che ci ha fatto ogni qualsiasi cosa che succedeva, lui era sempre con noi. Lo stesso dica il sindaco dottor Giuliano Grandi, qualsiasi cosa che abbiamo avuto bisogno sono state con noi. Abbiamo cercato di fare un programma è lavorando come un gruppo che pensava più di noi, di sbagliare e fare cose per bene. Credo fino adesso di aver fatto qualcosa che la cittadinanza deve meritare. Un fortissimo applauso ai ragazzi del comitato che veramente hanno lavorato. Sono 9 anni che sono qui e ogni anno sempre di più, sempre con maggiore impegno, la squadra, perché qui si tratta di lavoro di squadra, la squadra ha lavorato sempre meglio, sempre con più impegno, fino ad arrivare quest'anno, un anno di crisi, a fare le cose ancora più belle, ma nello stesso momento con minor prezzo. Veramente grazie. E io vorrei strappare una promessa dal sindaco e dall'amministrazione, e non mi dite che sono petulante. Per il bene di Matino, io vorrei come parroco regalare la scalinata del fanciullo all'amministrazione comunale. È un vantaggio per l'amministrazione comunale perché valorizzerebbe il centro storico. Quella stradina che parte da via Manzoni e arriva fino al villaggio è una stradina che passa attraverso le case, veramente bella e suggestiva. È un vantaggio per la parrocchia perché la scalinata non sarebbe più rifugio di ragazzi che stanno lì per le malefatte. E sarebbe un vantaggio anche per i confinanti dei terreni che costeggiano la scalinata, perché avrebbero la possibilità di avere l'accesso, avendo l'accesso una maggiore sicurezza anche per noi. Tutti traiamo vantaggi se l'amministrazione si prende la proprietà della scalinata facendola pubblica, con illuminazione pubblica. Sarebbe veramente un lustro per il bene di Matino. Sì.
è evidente che se ci fosse Totò ci direbbe a cavallo nato non si guarda in bocca, ma in questo caso noi raggiungeremo veramente un obiettivo che è quello di migliorare quella zona e naturalmente questo dono, che poi è un dono non all'amministrazione ma alla città di Matino, non ci fa che sentire orgogliosi di avere un parroco così. Grazie Don Primato. Allora io vorrei naturalmente ringraziare a nome mio tutti i ragazzi del Comitato Festa Patronale San Giorgio, il signor Pierluigi Manzano, grazie, e il signor Vincenzo e naturalmente tutti quelli che hanno lavorato anche quest'anno. Però avrò modo sicuramente nel corso di queste serate fino al 25 aprile di ringraziarli e naturalmente se riuscissi a chiamarli tutti sul palco prima di queste serate mi farebbe tanto piacere. Poi vorrei ringraziare naturalmente le forze dell'ordine, il comandante dei vigili, tutti coloro che insomma in queste serate lavoreranno per far sì che la festa risulti ordinata come è stato sempre e naturalmente che tutti ci possiamo divertire in tranquillità e in ordine. E poi naturalmente vorrei ringraziare tutta la cittadinanza di Matino, perché naturalmente se la festa c'è ancora vuol dire che qualcuno ci è. Solo mattinissimo. In collegamento con Murales.it, comunque sono notizie che naturalmente rinnoveremo sul palco sia in piazza San Giorgio che in piazza Municipio e poi naturalmente con l'ultima serata meravigliosa che si terrà in largo Carabinieri, una serata dedicata al cabaret e naturalmente sto parlando di grandi artisti, quindi cosa devo dire anche quest'anno non mi rimane altro che dire mattino sempre. Sì, devo dare un po' tempo.